A dirti il vero che eri un artista lo sapevamo, ma che addirittura insomma c'è voluta una seconda puntata dell'inaugurazione della tua mostra che mette in mostra il meglio, se vogliamo, di questi 15 anni di lavoro in sordina, perché non l'avevi ancora fatto vedere a nessuno, la dice lunga anche sul successo che potrai avere in questo ambito. Ho lavorato sì 15 anni in silenzio perché il mio lavoro principale è la pubblicità, la creatività, la comunicazione. Come il giorno è fatto per la pubblicità, il colore, l'iperrealismo, la ridondanza, così il silenzio, l'introspezione, l'approfondimento è fatto per l'arte. E dunque la vera grande differenza è che nella pubblicità usiamo la fantasia per vendere delle idee, per vendere qualcosa a qualcuno. Nell'arte devi solo approfondire, comunicare, devi solo andare a scavare. Nel mio caso cerco degli schemi ideali, cerco delle armonie, uso tutti i tipi di bianco possibile, tutti i tipi di materiali possibile per andare a cercare il vero, il bello, l'assoluto. Quindi mentre la pubblicità è relativa e dura poco, l'arte è superlativa e accarezza l'eternità. Tanto insomma, cioè, fa molto onore al tutto il fatto che Giacinto Pierantonio, ma ce l'ha detto adesso a noi, sei stato uno dei pochi artisti che ha accettato di vedere dopo aver visto la fotografia delle tue opere, e ha anche menzionato una serie di caratteristiche, vabbè, il fatto che sei veneto, il fatto che è bianco, il fatto che sai unire Oriente e Occidente, il fatto che hai a monte anche un'attività appunto da pubblicitario. Hai qualcosa da aggiungere? Sì, che è un privilegio avere come critico di riferimento Giacinto Di Pietrantonio ed è un privilegio iniziare con un'antologica alla quale già ne seguiranno altre. C'è già una mostra in programmazione per marzo al Museo di Padova, perché per scelta di marketing e di comunicazione e di posizionamento farò solo nei primi anni mostre pubbliche. E questo la dice lunga su quanto io creda che l'arte sia uno dei prossimi strumenti di comunicazione per me, ma anche una sorta di upgrade culturale che noi tutti della pubblicità dovremmo coltivare. Cioè non possiamo essere persi nella quotidianità, l'eccesso di mercificazione uccide la merce e l'eccesso di frequentazione di pubblicità tra pubblicitari rende aridi, bisogna andare in altri mondi e al piano superiore c'è l'arte. Ecco, sto cercando di frequentare questo pianeta. Secondo te rimane sempre vera comunque il confine tra, cioè, la professionalità e il talento, insomma l'arte si fa perché si sente, invece non so, un piano di comunicazione, un progetto di comunicazione si fa perché si è bravi? Penso che se penso alle linee parallele delle rotaie, no? Ai binari, mentre nei treni non si incontrano mai, nell'arte e nella pubblicità si incontrano sempre, ci sono percorsi volutamente dove si toccano, c'è un rapporto tra arte e pubblicità, tra flirt e ship, tra odio e amore, è che si frequentano poco, però la pubblicità è nata usando gli artisti alla fine dell'Ottocento e ha continuato per tutto il tempo del futurismo. Si è ripreso la rivincita, la pop art negli anni 60, riprendendo le icone del commercio e nobilitandole a livello artistico. Quindi c'è sempre stato un dialogo e ci sarà sempre. E serve in ogni caso volontà, determinazione, fantasia, intuizione. Sono tutte qualità che ogni creativo ha e che coltiva. Per cui, insomma, diciamo che se possiamo trarre un lieto fine da tutto ciò è che qualsiasi professione sia, che se la si faccia con passione, che si mostri anche qualcosa di più elevato dietro. Sì, lo scopo della vita è lasciare il pianeta meglio di come l'abbiamo trovato, ma specialmente ripartircene meglio di come siamo arrivati.